L'attività di tale ente, agli inizi guidato dall'ammiraglio Giovan Battista Magnaghi, fu rivolta fondamentalmente alla produzione di carte e di pubblicazioni per la navigazione marittima. Attraverso numerose campagne effettuate dalle navi idrografiche Staffetta ed Ammiraglio Magnaghi, la Regia Marina effettuò il rilevamento dei fondali delle coste italiane e delle colonie. In questo modo, la Regia Marina si svincolò definitivamente dalla dipendenza dell'uso di carte nautiche redatte da altre nazioni. Successivamente, l'Istituto iniziò ad operare anche nel campo oceanografico, con la raccolta e la gestione di parametri chimico-fisici delle acque e di particolari caratteristiche idrogeologiche dei fondali. Superato un periodo iniziale di squilibrio, la nuova Forza Armata consolidò nel tempo il proprio prestigio, grazie all'impegno di personalità forti e dotate di alta professionalità, quali gli ammiragli Augusto Riboti, Simon Pacoré de Sembon, nonché del generale del genio navale Benedetto Brin.